quali sono le novità normative che quest'anno la Regione Marche presenta in ambito venatorio? Le novità sono molte. Da poco tempo è entrata in vigore, pienamente in vigore, la legge, nuova legge regionale, per cui abbiamo, diciamo, un cantiere aperto in materia venatoria, a cominciare dai vari regolamenti. Il primo che è uscito è quello degli ungulati, dei cinghiali caprioli. Vediamo come va poi questa stagione venatoria per poi fare un consuntivo. Ma poi ci sono altri regolamenti che stiamo studiando e dobbiamo confezionare. Mi riferisco a quelli delle aziende agrituristiche, aziende venatorie, ai danni, a tutta una serie di altri regolamenti, gli allevamenti, eccetera. Quindi diciamo che questo è un periodo per la caccia veramente buono. Tant'è che per veicolare queste novità, che sono molto semplici, ma che in qualche modo però possono anche dare un impulso importante all'attività venatoria, mi riferisco nel senso di modernizzarla, di far conoscere anche quelli che sono i limiti, quelle che sono le attività consentite e non consentite. Per questo abbiamo messo in campo una serie di attività formative. Attività che coinvolgeranno tutte le componenti del mondo venatorio, come le province, gli ambiti territoriali di caccia, le associazioni venatorie, la polizia provinciale e il corpo forestale. Attività che inizialmente, nell'impossibilità di raggiungere i circa 30.000 cacciatori marchigiani, saranno rivolte ad un gruppo ristretto di circa 50 soggetti, individuati tra coloro che, a loro volta, potranno veicolare tale formazione agli altri cacciatori. Una serie di iniziative, di cui la prima è già ai blocchi di partenza, visto che verrà svolta a cavallo tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013. Insomma, coinvolgere il mondo venatorio affinché la regolamentazione, alcuna regolamentazione sempre nel solco dell'attività legislativa regionale, possa essere più coerente possibile con la norma, ma anche di preciso utilizzo per il territorio.